Contro la volontà del governo italiano, dello Stato italiano, della sovranità italiana, la Sea-Watch viola i nostri confini, entra nelle acque territoriali italiane con l'obiettivo di portare gli immigrati clandestini che ha a bordo sul nostro territorio nazionale. Lo fa non solo contro il parere del nostro governo, lo fa anche contro il parere della Corte Europea di Strasburgo, che proprio ieri aveva detto che l'immigrazione non è un diritto degli esseri umani e che quindi quelle persone non potevano essere portate in Italia se il governo italiano non voleva. Allora io adesso mi aspetto che il governo italiano faccia rispettare quelle regole che le organizzazioni non governative pensano di poter violare. E a norma di diritto internazionale questo significa che la Sea-Watch è una nave che deve essere sequestrata, che l'equipaggio deve essere arrestato, che gli immigrati che sono a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e che la nave deve essere affondata, come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale.